Ciao gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi vi porto 7 oli essenziali che aiutano la ricrescita dei capelli. Ho fatto un po' di ricerca, sapendo che comunque io uso dei trattamenti per il mantenimento dei capelli ricci, ma ultimamente mi stanno cadendo per il cambio della stagione e quindi ho detto comincio a fare dei trattamenti mirati per i capelli. Già lo sto usando da circa un mesetto, ma ve lo consiglio vivamente. Comunque i trattamenti naturali non sono come i trattamenti estetici, i trattamenti naturali ci vuole costanza. Io vi consiglio di fare un calendario che vi aiuta a mantenere, anche per il skin care, a mantenere i trattamenti sia per il viso, per il corpo, per i capelli, eccetera. Io ho un calendario che uso per la pulizia della casa, per me è fondamentale, perché così comunque divido i lavori, quindi ho la casa sempre pulita il giorno che cambio le lenzuola, il giorno che faccio il vetro, il giorno che sposto il divano per pulire sotto, il giorno per fare la lavatrice, il giorno per stirare, perché così divido, non faccio tutto, non è che lascio la casa sporca fino alla fine, poi arrivo e mi massacro. Io tutti i giorni ho quel tot di tempo che lo dedico per la casa. La stessa cosa per il skin care, è fondamentale per mantenere la pelle bella, rimaniamo belli, giovani, freschi sempre finché possiamo. Curarci, la stessa cosa lo facciamo per i capelli, sapendo che ci sono tantissimi trattamenti, tantissimi modi, tantissime cose, ma anche per fare il video YouTube io faccio sempre un calendario, così mi aiuta, così mi obbligo, perché sono una persona che tendo a rimandare, e quindi facendo i calendari, facendo le cose già organizzate, io seguo il calendario che preparo per me. Quindi vi consiglio, se volete un risultato, soprattutto adesso che cadono i capelli per il cambio della stagione, e volete un risultato favoloso, fate i trattamenti e fate il calendario. Comunque vi porto il mio olietto, io l'ho già preparato, ce l'ho da bel po', ma oggi ho fatto il video per rinnovo perché mi è finito. E spero che vi sono utile, davvero mi ha fatto molto piacere una ragazza che è riuscita a tagliare i capelli e mi ha detto guarda grazie a te, oh che bello, mi ha fatto commuovere tantissimo, questa cosa qua è meravigliosa. Comunque bella gente, se vi piace il canale lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, e soprattutto lasciatemi dei commenti che superano le tre parole, così l'algoritmo vede i miei video e mi monetizzo, perché per cui stiamo facendo questi video, per avere un'entrata extra per dare la pappa ai miei bimbi, perché hanno un costo, io ci tengo a dare una vita degna, e la mia meno, però la loro deve essere degna, sì. Boccetta pulita. Olio di peperoncino. Olio di ricino, olio di chia o chia, olio di jojoba. Per quanto riguarda gli oli essenziali, dipende da quello che avete a disposizione. Se avete di lavanda, di teatril o di menta, usate quello che volete. Io ne uso tutti e tre, ce li ho. Due gocce di menta, due
due gocce di Teatril. Lavanda. E adesso di cocco. Sapendo che è fondamentale olio di rosmarino, ma io non ce l'ho, e quindi metto i rametti secchi di rosmarino. Comunque, guarda, ha un profumino meraviglioso. Se vi piacciono gli oli essenziali, ve lo consiglio. Per quanto riguarda l'olio di rosmarino, che mi sono dimenticata di dirlo nel video della preparazione, io non ce l'ho perché non l'avevo preparato, perché di solito ce l'ho. L'oliolito di rosmarino è facile, prendete del rosmarino fresco. Lo lavate, lo fate seccare, lo lasciate là che si secca da solo o sotto il sole se possibile, oppure lo lasciate a casa e si secca. Allora lo prendete dentro una bottigliettina di vetro, se possibile, e ci mettete oli che avete a casa, il girasole, di olio extravergine, adesso costa un'ira di Dio, quindi non è che lo spendiamo sui capelli, usiamo altri oli che sono più economici. E lo lasciate a riposo dentro un posto scuro e per un mesetto. Ogni tanto andate, lo girate e così si fa l'oliolito di qualsiasi cosa. Io lo faccio l'oliolito di lavanda, l'oliolito di limone, l'oliolito di arancio, l'oliolito di camomilla, l'oliolito di rosmarino mi è finito perché l'ho usato tantissimo, soprattutto lo uso. È fondamentale per la crescita dei capelli. E quindi l'ho finito, adesso lo dovrei preparare, tanto c'ho un sacco di rosmarino, se vi interessa lasciatemi nei commenti, se vi interessa vi faccio vedere come lo preparo, è semplicissimo. Se vi interessa fatemelo sapere, lo preparo più che volentieri. Comunque ho scelto questi oli perché ogni olio ha una funzione mirata, soprattutto per aumentare la crescita dei capelli. Per quanto riguarda gli oli essenziali, la lavanda, la menta e il tea tree hanno più o meno lo stesso funzionamento, quello che rinfresca il cuoio capelluto e aiuta per la forfora e soprattutto aiuta a rinfrescare il punto, attiva la microcircolazione del cuoio capelluto, quindi i follicoli crescono sani, belli, puliti e profumati.
Tigotà. Ai, Dio mio, adoro questo profumo. Comunque siamo di notte, io ho finito adesso di lavorare, come vedete, e quindi lo metto adesso la sera e domani mattina li lavo, anche se questo trattamento io lo uso il giorno prima di lavare i capelli, infatti la boccetta l'ho finita, poi l'ho riempita, il giorno prima di lavare i capelli e durante la settimana, ad esempio se voi lavate i capelli lunedì e il giovedì, ad esempio, allora li mettete il lunedì, martedì no, il mercoledì mettete un pochino, perché tanto noi rice non è un problema, perché tanto prima non si vede, seconda cosa, se mettete meno quantità va benissimo e poi lascia la testa super fresca, è praticamente una specie di rinfrescante, shampoo no, però rinfrescante. E la cosa più importante è attivare la microcircolazione. Io la spatola ce l'ho, però ce l'ho scarica, la devo caricare. Domani mattina, prima di lavarmi la testa, adesso la metto sotto carica. Domani mattina, prima di lavarmi la testa, la faccio andare. E anche quando non usate il prodotto la sera, se riuscite a massaggiare la testa, attivarla, sarebbe l'ideale, ma anche per il contorno occhi, per il viso, eccetera. Comunque, se volete i miei trattamenti che uso per il viso, per mantenere questo visino bellino, interessante, senza rughe, pochissime, io ho le rughette qua di espressione, faccio massaggio. Chirurgi, curugi, specie di yoga facciale, più i trattamenti. Se vi interessa, lasciatemi nei commenti quali sono i prodotti che uso per il viso. Io ho 38 anni, contentissima della mia pelle, contentissima. Io ho cominciato molto molto presto con i trattamenti crema, cremette, la skincare coreana dopo, però prima sempre la crema contorno occhi. Io l'unico problema che ho sono le occhiaie, perché se vedete nei video precedenti io avevo fatto un trattamento per le occhiaie con l'acido ioluronico, acido ioluronico, la dislessia non mi lascia in pace, voglio tornare a farlo, infatti sto mettendo i soldini da parte per rifarmelo. Non mi piace fare le cose con il prestito perché qua fanno quasi tutto con prestito e col prestito, prestito spagnolo. E a me non piace, preferisco avere i soldi e farlo. Infatti, guarda, lo uso anche sui capelli comunque, perché tanto io domani li lavo. E come vi ho detto, costa, l'ultima volta che l'ho fatto costava 350, perché io sono l'amica di un'amica che sono andata là, quindi mi hanno fatto questo prezzo, che di solito sono sul circa 400 euro qua a Valencia, eh. In Italia non ho assolutamente idea quanto può costare. Oh, quanto adoro questo profumo. Niente, mi metto la cuffietta, lavo la faccia e vado a dormire. Lavo i capelli e ci vediamo domattina. Buonanotte. Eccomi, ho asciugato i capelli a naturale perché sono andata di corsa a lavorare. E l'ho fatta asciugare al lavoro, non so chissà 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 chi. Comunque, belli, questo qua è il risultato. L'altro giorno stavo guardando mezzo le borse perché ho il pettine africano portatile che lo uso quando devo andare in qualche posto particolare che voglio mantenere i capelli belli per le foto. Quindi,
uso questa volta questo, ha lo stesso identico costo dell'altro più o meno. E voilà. Però questo qua tende più a separare i da più, per me da più volume. Guardate, l'ho passata veloce perché sono poi tornata a lavorare, l'ho separato solo un pochito, non di tanto. Guardate che testa e che volume. Volendo posso lavorarle qua su, ma sapendo che adesso io vado a dormire, quindi niente, metto la mia cuffia, ci metto qualche goccia di olio. E comunque il profumo è buonissimo, lo lascio un po' con un po' d'olio e poi vado a dormire. Bella gente, se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E mi raccomando lasciatemi dei commenti se vi va o vi interessa il video, più di tre parole così l'algoritmo riesce a riconoscere più i miei video e soprattutto ci arrivano le monetizzazioni, così compriamo un sacco di premi per i nostri bimbi. Aspetta, faccio vedere il gatto. Sempre vi faccio vedere solo Cali, ma questa volta ci abbiamo anche il Mister Gatto. Saluta papi! Guarda quanto è bello! Mi fa far tutto, guarda, tutto. È un amore. Dile che sei un amore. L'ho trovato per strada, questo. Amore mio, guardalo quanto è bello, guarda che occhi stupendi che c'ha. È stupendo. E poi guardate cosa nella pancia, un sorriso. La cosa più bella che c'è al mondo quando mi sveglio la mattina e lo trovo lui di qua, i cali di qua, oppure cali qua a mezzo le gambe e lui di qui. Un amore, guarda, mi rendono la vita stupenda. Belli, alla prossima e buona giornata e buonanotte.